domenica strana, storica. Quella che doveva segnare la fine dell'isolamento, quella fine che i più ottimisti avevano immaginato diversi giorni fa. Invece le città sono isolate, vuote. Io e il mio cane Lucky ci concediamo una rapida passeggiata. Sono le 10:30 di domenica 15 marzo 2020. Non c'è nessuno. Solo qualche passante con la spesa in mano, qualche auto che passa e le forze dell'ordine che controllano. Strade vuote. Il silenzio, il vuoto, immagini spettrali in una città deserta e gli appelli a restare a casa non si sprecano. Non cercate estranei, non cercate altre persone, non cercate gli amici, non è il momento. Evitate assembramenti, evitate di raggrupparvi in gruppo quando poi si perde facilmente il controllo di quello che si fa. In strada, rifiuti, simbolo di questa emergenza. La governatrice della Calabria, Iole Santelli, ha emanato un'ordinanza restrittiva che di fatto chiude i parchi e che genera ancora più restrizioni. È un'ordinanza molto restrittiva, sia dal punto di vista delle restrizioni, delle, così definirei, delle libertà personali, sia per quanto riguarda gli acquisti di prodotti di genere alimentare e di medicina. Una domenica di speranza per chi, guardando il murale di Diamante, commenta la grazia, la bellezza e la forza delle donne che reggono il mondo anche quando questo sta per crollare.